Bentornati su Marito Tuttofare, continua la nostra serie sulla stampa 3D e sulla Anycubic Cobra 3 Combo. Abbiamo visto nella scorsa puntata unboxing e assemblaggio del prodotto. Adesso andiamo a vedere quelli che sono i controlli preliminari meccanici da fare prima di accendere la stampante e successivamente faremo tutta la sua configurazione iniziale. All'interno della confezione troviamo tutto il necessario per effettuare i primi controlli e le eventuali regolazioni. In particolare troviamo una bustina di lubrificante, le chiavi a brugola che già abbiamo utilizzato durante la fase di installazione e delle chiavi per andare a registrare quelli che sono i cuscinetti che adesso andrò a farvi vedere. Tra i primi controlli, allora, la prima cosa da fare è verificare che sulle viti senza fine sia presente del grasso. Nel mio caso il grasso è già presente, ho controllato che già di fabbrica è stato applicato, anche se vogliamo in alcuni punti in eccesso, quindi non andrò ad applicarlo. Il secondo controllo che ci dice di fare il manuale è lo scorrimento della testina di stampa sull'asse, verificando che nella guida sia presente del lubrificante, che anche in questo caso, almeno nel mio caso, è già stato applicato, e andare a verificare che la stessa riesca a scorrere liberamente. Se questo non dovesse essere così, quindi se verifichiamo che e notiamo uno scorrimento non uniforme oppure dei movimenti della testina, tramite l'apposita chiave basterà andare a dare un leggero giro a stringere o ad allentare su questo cuscinetto. In pratica c'è all'interno una vite eccentrica che fa sì di avvicinare o allontanare il cuscinetto sulla guida di scorrimento. Nel mio caso il tutto scorre perfettamente, quindi non è necessario. Il controllo successivo riguarda il piatto di stampa. Andremo a verificare che lo stesso non presenta delle vibrazioni e dei movimenti. Nel caso potete provare ad avvitare le quattro viti. In più, sempre al di sotto del piatto è presente lo stesso cuscinetto, sono presenti quattro cuscinetti di cui due con la vite eccentrica uguale a quella della testina di stampa, che nel momento in cui si dovessero rilevare dei problemi di scorrimento o delle vibrazioni anomale, possiamo andare a correggere regolando quelle viti là. Successivamente si prova a far scorrere il piatto, assicurandoci sempre che non vi siano degli impedimenti nel movimento, e si andrà a verificare anche il tensionamento della cinghia. Chiaramente qui non c'è un valore, tramite il tendicinghia potete andare ad avvitare o a svitare e quindi regolare la tensione, come dire, un pochino a sentimento, e chiaramente poi nelle prove di stampa vi accorgerete anche di eventuali problematiche di qualità che possono essere corrette andando ad agire sul tensionamento della cinghia. Quindi in questa fase qui basterà semplicemente sentirlo un attimino e assicurarsi che non sia né troppo tirata e né troppo debole. Allo stesso modo andremo a verificare il tensionamento della cinghia della testina di stampa tramite il tendicinghia laterale. La cinghia si trova all'interno della guida di stampa, quindi andremo a sentire se la stessa è correttamente tensionata, altrimenti agiremo di conseguenza. Terminati questi controlli preliminari, possiamo andare ad effettuare la prima accensione della stampante. Ecco la nostra configurazione, come avete visto è abbastanza ingombrante, quindi adesso devo trovare un posto dove sistemarla. Per il momento ho fatto questa sistemazione di fortuna. Dovrete sempre chiaramente lasciare spazio in modo che il piatto abbia libertà di muoversi in avanti e dietro. Adesso andiamo a fare quella che è la prima accensione, quindi accenderemo l'Ace Pro, accenderemo la stampante, caricheremo il filamento e faremo tutte le configurazioni iniziali. Servirà a dotarci della pendrive che ci è stata consegnata insieme alla stampante. Procediamo quindi all'accensione di entrambi i dispositivi. La stampante farà il suo boot. E qui andremo ad effettuare la configurazione iniziale. Daremo global e andremo a fare la scansione del wifi per il collegamento alla rete. Vado ad inserire le mie credenziali. Il wifi andrà a connettersi.
si prende chiaramente il suo tempo e ci darà conferma di avvenuta connessione. A questo punto ci chiede di andare ad effettuare la scansione del QR code tramite il nostro smartphone. Chiaramente questa è una funzione che ci servirà se vogliamo monitorare la stampante dallo smartphone, stampare direttamente dallo smartphone e quant'altro, quindi andrà ad abilitare in pratica le funzioni cloud. Noi adesso queste le saltiamo per andare a fare quella che è la prima configurazione. Ci chiede di inserire la chiavetta USB nella prima porta, perché la seconda porta è dedicata agli accessori, tra i quali la videocamera. Andiamo ad inserire la chiavetta come richiesto e a questo punto dovrebbe riconoscerla in automatico e passare alla schermata successiva. Ecco, la stampante a questo punto ha iniziato i test automatici, che andrà quindi ad effettuare il test dell'asse X, dell'asse Y e dell'asse Z. Adesso sta effettuando la pulizia preliminare del nozzle, che come vedete va a pulire sull'apposita, diciamo, zona del piatto che ha una sorta di gommino dove il nozzle strisce e quindi viene pulito. E adesso poi andrà a fare chiaramente il test di autolevel, che lo fa chiaramente nella configurazione iniziale, quindi andrà a scansionare praticamente il piatto in vari punti per andare quindi a capire le eventuali imperfezioni nel piatto per compensarle poi nella fase di stampa. Una volta terminata la fase di autorivellamento, la stampante ci avvisa che, dando conferma, partirà il test di compensazione della risonanza. Quindi la stampante andrà a capire quali sono le vibrazioni che possono essere presenti durante la stampa ed andrà quindi ad effettuare delle calibrazioni per mantenere, diciamo, all'interno delle sue tolleranze quelle che sono le vibrazioni. Quindi diamo conferma e vediamo come procede il test. Non so se riuscite a percepire attraverso il microfono le vibrazioni che si udiscono. In pratica la stampante sta facendo vibrare il piatto e la testina di stampa per capire, ripeto, quali sono le risonanze. Quindi una volta, tra virgolette, acquisite, lei ne terrà conto durante la fase di stampa. Il test ha un tempo variabile che può durare fino a 150 secondi. Terminata anche questa fase, andiamo a cliccare su Finish e a questo punto potremmo andare ad effettuare, prima di caricare il filamento, delle altre personalizzazioni sul menu della stampante. Prima verifica da fare, la presenza di aggiornamenti firmware. Quindi General Settings, no, andiamo su About Machine, Printer Information, ed ecco che ci avvisa che ci sono degli aggiornamenti firmware da fare, quindi il mio consiglio è quello di farli tutti. Lanciamo il primo e vediamo poi se ce ne sono degli altri. Controlliamo se è arrivata anche la lingua italiana. Ecco, con il nuovo firmware abbiamo anche la lingua italiana che possiamo selezionare. A questo punto andiamo a caricare il filamento nell'Ace Pro. Andiamo ad aprire il coperchio dell'Ace Pro, prendiamo il nostro filamento assicurandoci che lo stesso non sia piegato, altrimenti vi consiglio di tagliarlo, lo poggiamo all'interno dell'alloggiamento ed andiamo semplicemente ad inserirlo all'interno del primo slot, come in questo caso. Come possiamo vedere, automaticamente lo stesso viene retratto all'interno dell'Ace Pro e passerà, diciamo, all'interno del tubo per arrivare fino all'estrusore della stampante. Possiamo andare chiaramente poi, una volta completato il caricamento, a chiudere l'Ace Pro in modo tale che, se necessitiamo di essiccare il filamento, lo stesso possa essere essiccato.
Una volta caricato il filamento, se andiamo nelle impostazioni dell'ACE, vediamo che ha riconosciuto il primo colore. Chiaramente ci chiede di indicare il colore che abbiamo installato, quindi il tipo di materiale, in questo caso un PLA, è un colore nero, che è quello che ho caricato io. Faccio salva, quindi lui riconosce che abbiamo il PLA di colore nero. Ci dice che al momento la scatola ha una temperatura di 19 gradi. Se vogliamo andare a far partire, diciamo, l'essiccatura dei filamenti, ci basterà selezionare sull'orario la temperatura desiderata, il tempo di essiccamento e il tipo di materiale che vogliamo andare ad essiccare. Come in questo caso io ho selezionato PLA a 45 gradi, quindi è partito il timer che ci essiccherà per 4 ore il filamento. A questo punto direi di andare a lanciare la stampa della Benchy per andare a vedere, senza nessuna particolare configurazione della stampante, senza nessun accorgimento, qual è il risultato che possiamo ottenere. Troviamo il file direttamente all'interno della chiavetta USB, perché vi ricordo che con questa stampante possiamo stampare sia direttamente da chiavetta USB caricando i G-code che andare a stampare tramite la funzione cloud. Clicchiamo stampa, vediamo che all'interno c'è la cartella test model e troviamo la Speed Benchy, che dovrebbe essere stampata, così come ci dice, in circa 14 minuti. Possiamo scegliere i controlli da far effettuare alla stampante, quindi l'autorivelamento, la calibrazione del flusso e il timelapse. In questo caso io vado a rimuovere l'autorivellamento, lo vado a disabilitare, perché così come dicevamo nel video iniziale, pregi e difetti della Cobra 3, sembrerebbe che la funzione di autorivellamento al momento con l'attuale firmware non funzioni correttamente, ma questo lo approfondiremo nei video appositi. Lanciamo quindi la stampa e vediamo cosa viene fuori. E questa è la Benchy stampata con Anycubic Cobra 3 in soli 14 minuti. Andiamolo a vedere nel dettaglio. Allora, come possiamo vedere, sicuramente abbiamo qualche difetto. All'interno vediamo un po' di stringing, un po' di sovraestrusione nella parte, diciamo, centrale della barchetta. Però vi ricordo che chiaramente abbiamo lanciato una stampa da pendrive USB senza un minimo di impostazioni, calibrazioni e quant'altro. Mi sembra che nel complesso, diciamo, sia comunque un risultato interessante. Questa era chiaramente una prima stampa. Abbiamo visto cosa è stata capace di fare questa stampante in 14 minuti. Ci aspettavamo di meglio? Ci aspettavamo di peggio? Non lo so onestamente, però mi ritengo abbastanza soddisfatto per una stampa lanciata così cruda da un file contenuto in una chiavetta del quale non sappiamo chiaramente nessun tipo di impostazione. Sicuramente c'è tanto da migliorare, però quello che vorrei fare adesso è andare a stampare nella prossima puntata la Benchy dallo slicer Anycubic Next. Chiaramente andremo a vedere prima un overview generale del software e poi andremo a lanciare la Benchy con le impostazioni standard, senza stare a fare calibrazione e quant'altro, per vedere se la stessa stampa lanciata tramite lo slicer presenta chiaramente delle differenze in fase di stampa rispetto a questa che abbiamo lanciato direttamente dal file contenuto nella pendrive USB. Ci vediamo quindi alla prossima puntata della stampa 3D con Anycubic Cobra 3. Se avete commenti lasciateli pure, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.